Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, come da titolo, oggi voglio fare questo video in cui vi faccio vedere tutte le mie cosine del brand Louis Vuitton. Ho fatto lo stesso video con Chanel, che era un video infinito, ho fatto lo stesso video con Dior, e mi sta solo con questi due brand, vero? Voi vi ricordate sempre le cose meglio di me, quindi scrivetemelo voi nei commenti se ne ho fatte di altri brand, ma mi sa che erano solo Chanel e Dior, e vi linkerò i due video giù nel box informazioni se volete vederli. Oggi voglio fare questo video anche perché molto spesso mi chiedete: Nicole, dove hai preso quegli orecchini? Nicole, dove hai preso quel bracciale? E oggi finalmente vedrete che cosa è di questo brand. Ci sono diverse cose per quanto riguarda i gioielli, perché ho una passione particolare per i gioielli Louis Vuitton, e ovviamente poi ci sono le borse e altri accessori. Vi faccio vedere, non in ordine cronologico di quando le acquistate le cosine, ma ve le faccio vedere come capita, perché onestamente non mi ricordo assolutamente e quindi non riesco a farvele vedere esattamente nell'ordine in cui le ho acquistate, perché la mia memoria non ci arriva. Iniziamo da questa, ragazzi. Questa è la custodia appunto del mio iPhone XS, 10S, quindi per un attimo non mi ricordavo nemmeno che modello ho, ma perché non sono tanto tecnologica e se non mi servisse per lavoro probabilmente non ce l'avrei nemmeno, e conto l'anno prossimo, quando uscirà il nuovo iPhone, di comprare il modello nuovo, non perché me l'avete chiesto in tantissimi se comprerò l'iPhone, cos'è adesso, l'11? Ma no, per adesso no, principalmente perché voglio tenere la mia custodia, ragazzi, perché se cambio cellulare non posso usare la stessa custodia, quindi incredibile. Ma vero, praticamente non cambio telefono perché non voglio cambiare custodia, lo so, non sono normale. Comunque, questa custodia, allora, mi piaceva un sacco e inizialmente costava di meno. Per tutti i prezzi, tutte le cose che vi faccio vedere sono sono visibili sul sito Louis Vuitton, quindi c'è anche il sito italiano, si può anche acquistare direttamente dal sito, anzi diverse cosine le ho acquistate dal sito, perché a Trieste non ci sono store Louis Vuitton, il più vicino è a Venezia, quindi quando sono o in giro per il mondo faccio acquisti, altrimenti li faccio tutti tramite appunto il sito Louis Vuitton, e appunto tutti i prezzi potete vedere lì se volete. Questa custodia costava di meno un po' di tempo fa e poi hanno aumentato il prezzo, io ovviamente mi sono decisa di comprarla quando il prezzo l'hanno aumentato e quindi non voglio assolutamente separarmele. Secondo me è meravigliosa, mi piace un sacco, protegge molto bene il telefono, perché dovete sapere che a me il telefono cade sempre e non ho mai avuto problemi, l'ha sempre protetto molto bene, però si è tipo spaccata la custodia, infatti traballa. Non so se si riesce a vedere, probabilmente no, ma praticamente se sentite questo rumore, questo è il telefono che traballa nella custodia così, è perché un pochino si è rotta la chiusura, non nel senso che si apre, ma nel senso che appunto non è più fissa e un pochino traballa, e quindi i tasti di conseguenza non sono più nemmeno così giusti, perché quando premo il volume praticamente non succede niente, devo andare con l'unghia sotto il tasto della custodia a premere direttamente il bottone. Sì, mi rendo conto, ma non è colpa della custodia in sé, è colpa mia che sono ciompa e mi cadono le cose dalle mani, ok? Mi scivolano e il telefono mi è caduto centinaia e centinaia di volte, però non è successo mai nulla, quindi evidentemente non so se sia merito della custodia oppure no, però mi trovo da Dio con questa custodia, mi piace tantissimo, ricevo sempre un sacco di complimenti e per me è super 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 chic. L'unico problema grosso di questa custodia, ragazzi, è che pesa tantissimo, cioè il mio telefono pesa troppo e tutti quelli che lo prendono in mano mi dicono: cavolo Nicole, ma è pesantissima. Sì, lo so, e calcolate che ci sono questi due anellini e inclusa c'era anche la tracolla, però a parte che non la uso, quindi questi anellini mi ci gioco e basta, però immaginate che sarebbe ancora più pesante se andassi ad attaccarci anche la tracolla, però è carina come cosa poterlo appunto indossare come se fosse una borsetta, quindi questa è appunto la custodia, e non mi ricordo come si chiama, monogram truck case, so che è difficile trovarla, io ho telefonato direttamente al servizio clienti perché non era disponibile online ed ho dovuto stare in lista d'attesa per qualche settimana, non mi ricordo perché è passato un po' di tempo, però ci ho messo un po' a reperirla, anche perché la fantasia monogram classica, che è quella che ho, è quella anche più richiesta, quindi insomma, però sono super soddisfatta, la adoro, anche se si è già un po' rovinata, ma appunto ce l'ho da un anno, pensavo di più, ce l'ho da un anno e si è già disintegrata, ma ripeto, sono io che sono ciò. Poi passiamo
passiamo ai gioielli. Allora, questi sono tra i miei preferiti. Li ho presi la scorsa estate, non tantissimo tempo fa, mi sa, o in primavera o in estate, e sono appunto questi cerchi con la L e la V, tutti in oro, sono anche parecchio spessi, ma sono super leggeri. Io detesto gli orecchini pesanti e con Louis Vuitton non ho mai questo problema, non mi danno appunto fastidio, perché gli orecchini che sono troppo pesanti mi danno fastidio, mi comincia a far male il lobo e poi mi fa male la testa, devo toglierli. Con questi non mi capita, quindi per questo posso andare sul sicuro con questo brand. C'è il logo iconico, insomma, sono molto vistosi e visibili e mi piacciono con un outfit magari tutto denim o comunque magari con una maglia un po' scollata, quindi fanno la loro figura e sono molto in risalto, quindi non li abbino mai a tantissime collane o a tantissimi altri accessori, appunto perché sono belli chunky, si vedono molto e sono belli vistosi, ecco, non mi veniva la parola. Poi altra cosina, allora continuiamo con gli orecchini. Questi sono molto particolari, sono, cioè, praticamente una V che si va a creare unendo i due pezzetti e stanno proprio così sul lobo. Si possono indossare sia da una parte con il dorato che dall'altra parte con il nero. Io solitamente li indosso con la parte dorata, ma teoricamente si potrebbe anche metterne uno da un lato e uno dall'altro. Sono molto carini, non sono grandissimi in realtà, quando si indossano si vedono bene, anche se appunto sono piccolini da vedersi, e non li sto indossando tantissimo questi, anche se quando li indosso ricevo tanti complimenti, quindi forse dovrei indossarli un pochino di più. Dalla parte, sulla parte inferiore c'è questo magnete che fa sì che una volta chiusi stiano al loro posto e non si muovano. E questi mi sa che li ho presi, allora, questi li ho presi sicuramente dal sito Louis Vuitton, e stessa cosa per la custodia. In realtà qui ho chiamato il servizio clienti che ho trovato sul sito, perché appunto era difficilissimo. Questi invece, se non sbaglio, li ho presi ad Amsterdam quando ancora abitavo lì, non sono sicura, ma penso di averli presi ad Amsterdam tipo nel 2015, così, mi ricordo anche l'anno di questi. Allora, poi ho questi, penso che siano i miei orecchini preferiti in assoluto tra tutti gli orecchini che ho, e sono quelli appunto con la V. Quando li indosso mi fate sempre un sacco di domande, sono di Louis Vuitton, ragazzi, e la V sta appunto per Vuitton. Ragazzi, sono, sembrano pesanti perché sono grandi, ma sono super super leggeri. Amo questi orecchini. Quando li indosso, non solo voi, ma anche chi mi sta attorno mi chiede di che brand sono, mi fanno i complimenti. Secondo me sono stupendi. Se li avessero fatti anche in argento li avrei presi subito, ma purtroppo no. E tra l'altro anche questi sono stati molto difficili da trovare perché c'era una lista d'attesa. Io sono stata super fortunata perché li hanno ordinati e sono arrivati e sono andata a prenderli. E questi, mi ricordo, li ho presi alla boutique Louis Vuitton di Amsterdam. Li adoro, li adoro, li adoro. Sono, erano in edizione limitata. Adesso, per quanto ne so, li fanno ancora, ma nella versione molto più piccolina, ragazzi. Spesso mi scrivete: Nicole, ma io non li trovo i tuoi sul sito, sono forse quelli piccolini? No, non sono quelli piccolini, è che quelli piccolini li hanno fatti in versione standard, quindi sono parte della collezione permanente, almeno credo siano ancora disponibili. Questi invece grandi erano edizione limitata, ragazzi, non si trovano più in questa grandezza, e spero che li facciano anche in altri colori o in altri modelli sempre di questa grandezza, perché li prenderei subito, li adoro. E arriviamo appunto agli orecchini che vi ho fatto vedere adesso, sono questi argentati, appunto stessa identica cosa di quelli grandi, solo che sono molto molto più piccolini, sono molto più eleganti, si vedono di meno, e di solito tendo ad indossare più gioielli color oro piuttosto che gioielli color argento, quindi sicuramente non li uso tanto quanto gli altri che vi ho fatto vedere fino adesso, ma quando ho un outfit, insomma, con tutti i dettagli, con tutto l'hardware argentato, li uso molto molto spesso. Sono molto carini, e anche questi non sono pesanti, vabbè che sono piccolini, però non vuol dire, perché alcuni orecchini, anche se sono piccolini, a volte tendono ad essere pesanti. Questi non lo sono, ma sono comunque molto molto belli. Poi, secondo paio di orecchini preferiti, e anche questi, dopo quelli con la V grandi che vi ho fatto vedere,
credo siano tra i miei preferiti. Devo dire che quando voglio comprare un paio di orecchini, a meno che io non voglia un modello in particolare di cui mi sono innamorata, di un brand appunto particolare, e vado sempre a guardare il sito Louis Vuitton, vado sempre nelle boutique se occasione, perché gli orecchini di questo brand mi piacciono tanto e mi stanno bene di norma, perché sono molto autocritica, quindi è difficile che io dica ok, questo mi sta benissimo. E con gli orecchini Louis Vuitton mi capita, mi piacciono tanto e ricevo complimenti, quindi questo è sicuramente un segnale che sono dei belli orecchini, almeno che sono dei bei orecchini, almeno che su di me stanno bene. E anche questi li adoro, questi. Era disponibile anche un mono orecchino di questi, però non ho fatto in tempo a prenderlo perché volevo, però più grande, molto più grande, cioè era come questi, solo molto più grande e appunto solo da una parte, un orecchino unico. Peccato io non sia riuscita a prenderlo perché mi piaceva tantissimo, però questi sono comunque molto 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 belli, li indosso spesso appunto. Anche questi non mi piace, quando ho orecchini troppo vistosi non mi piace mettere tante collane, quindi anche oggi questi sono Dior in realtà, ma non ho abbinato collane eccetera, non so perché, forse sono strana io, ma questi mi fanno impazzire, me li avete visti indossare tantissimo. E c'è la stessa V che troviamo sugli orecchini delle altre, sono, la V è un pochino più piccola rispetto a quelli argentati. E poi ultimo orecchino ragazzi, questo è un orecchino singolo, c'è la N, perché se vi ricordate, se mi seguite da anni, sapete che questi erano un regalo del mio ex che mi aveva regalato per il compleanno la N da una parte e la T, cioè la sua iniziale, dall'altra. Io ovviamente ho soltanto ancora la N, non la indosso mai, e se vi devo dire onestamente non ho idea di dove sia la T. Cioè penso di averla buttata via, tipo non lo so, forse no, non lo so, l'ho nascosta, cioè non ho idea di dove sia, comunque non la userei, ma mi sembra strano perché non sono riuscita a trovarla. Comunque fatto sta che adesso mi è rimasta la N. E invece una cosa che poi ero andata a prendere io, perché mi piaceva molto questa cosa dell'iniziale, sono andata a prendere questo bracciale appunto con la N, con l'iniziale del mio nome. Anche questo me lo vedete indossare molto molto spesso, quando ho tanti bracciali, spesso uno di questi è proprio questo qui. È una catenella sottile con il logo Louis Vuitton in chiusura, e poi appunto c'è semplicemente la lettera N, minuscola, però alcune lettere sono maiuscole, altre sono minuscole, non ho capito bene secondo che criterio, però è così. E tra l'altro questi orecchini che vi ho fatto vedere poco fa si trovano anche singoli, quindi ho tutte le intenzioni di andare a prenderne un altro con la lettera N, in modo da averne due, ok, con la mia iniziale. Ok, poi altro bracciale, bracciali ne ho due, questo con la catenella con l'iniziale che vi ho fatto vedere, e poi questo che è un pochino più particolare, un pochino più vistoso ed ha il monogram, il logo, insomma, Louis Vuitton lungo tutto il bracciale, e poi c'è questo logo fatto a mo' di lucchetto per la chiusura. Devo dire che tutti i gioielli Louis Vuitton hanno chiusure molto stabili, nel senso che non traballano, non rischio che si aprano, e quindi questo insomma mi piace, perché in realtà non è detto che sia così con tutti gli orecchini di tutti i brand dello stesso calibro. Questo bracciale mi piace molto, sempre abbinato a quando magari ho una borsa con la stessa fantasia dello stesso brand, ed è molto molto carino. Non lo indosso sempre 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 perché non si abbina secondo me a tutti gli outfit, però è un bracciale molto carino anche questo. Questo l'ho preso online. E poi ultimo, per quanto riguarda i gioielli, c'è questa collana. Anche riguardo questa ricevo sempre un sacco di domande, ed è la Lockit, se non sbaglio. C'è appunto la catenella, è argentata di media lunghezza direi, perché quando la indossi ti arriva tipo qua, e poi come pendente c'è appunto il lucchetto in argento Louis Vuitton con il logo LV. Questa l'ho presa a Parigi, a Los Angeles, non mi ricordo, o a Parigi o a Los Angeles, no, l'ho presa sicuramente a Los Angeles o forse a San Francisco, so che ero negli Stati Uniti e l'ho presa in dollari, ed è appunto, a parte che il ricavato, se si acquistano i prodotti di questa serie, va all'UNICEF, quindi è stato anche un acquisto insomma intelligente, ed è molto molto carina. La uso spesso quando ho collane o comunque appunto hardware argentato di questo colore, la uso molto molto spesso abbinata ad altre collane ed è stupenda. E poi arriviamo allora alle borse. Questa è la Speedy
mi sa che è la 35, non mi ricordo assolutamente. Come potete vedere è vuota e si vede dal fatto che non ha una forma. La uso principalmente quando viaggio, quando ho bisogno di portarmi dietro tanta roba. Le Louis Vuitton comunque di per sé sono, non voglio dire pesantissime perché tipo le Celine sono peggio, però non sono proprio leggere, quindi tento di non riempirla troppo perché altrimenti è veramente impossibile da tenere. Oltre al fatto che non essendo a tracolla bisogna portarla così a braccio, aiuto, mi sto togliendo il rossetto da sola, no, ok, ancora decente, e quindi dovendola portare a braccio, se è troppo pesante diventa veramente un calvario. E quindi niente, questa è la Speedy appunto 35, dovrebbe esserci scritto, no, adesso ve lo voglio dire, sì, è la 35, c'è scritto sotto la linguetta qua. E molto spesso mi chiedete, ma Nicole, come mai da una parte la scritta Louis Vuitton è dritta, cioè il logo è dritto, dall'altra invece è girato? Ragazzi, perché usano una tela unica, quindi se vedete, in realtà la direzione è sempre la stessa, solo che ovviamente da una parte risulterà dritta, dall'altra risulterà girata, perché usano una tela unica che poi piegano, ok? Questa è la spiegazione. E se ne vedete una che ha il logo dritto da entrambe le parti, per forza è finta. Molto spesso vedo borse Louis Vuitton finte in giro, anche fatte benissimo, quindi ormai veramente è praticamente quasi impossibile, se non la guardi da vicino, riconoscerle. Mi sono un po' pentita di aver preso la 35 perché secondo me è un pochino troppo grande come borsa da tutti i giorni. Avrei preferito prendere la 30, ma in quel momento non so perché mi sono, e poi la differenza di prezzo era talmente minima che mi sono detto ok, prendiamone una un pochino più grande, anche perché io sono molto alta, lo sapete, sono alta 1,77, quindi le borse troppo piccole su di me non stanno benissimo, a parte ovviamente in alcune occasioni forse un po' più eleganti, quindi ho optato per questa. Poi c'è lei, questa allora mi sa che si chiama Alma ed è appunto ha questa forma molto particolare che, vi devo dire la verità, non è una forma che mi fa impazzire sulla tela monogram, però così laccata mi piace molto. Non so se sotto questa luce riuscite a vedere, forse sì, perché sotto la luce forte dovrebbe riuscire a vedersi. Questa non è nera ma è di un bordeaux molto molto scuro, se la guardate da vicino si vedono anche i brillantini, e appunto di questo rosso, è quasi un color ciliegia, quando le ciliegie diventano così scure che sono quasi nere ma non sono nere, ecco, questo è praticamente il colore. Qui c'è la chiave, ci sono le chiavi per aprire il lucchetto, c'è semplicemente questo pezzetto di pelle che va a coprirle, non le ho praticamente mai viste, mai tirate fuori, e qui c'è il lucchetto. È molto spazioso nonostante forse non sembri, grazie al fatto che alla base è parecchio grande, poi ovviamente va a restringersi. Questa mi ricorda un po' lo stile Blair Waldorf perché è molto strutturata come borsa e mantiene molto molto bene la sua forma, anche questa l'ho portata a braccio così. Il modello più piccolino aveva anche la tracolla inclusa nel prezzo, e se siete più basse di me io vi consiglio la versione un pochino più piccolina perché la tracolla è sempre stracomoda. L'ho provata mille volte, le ho provate entrambe, ma su di me la versione più piccola, anche se aveva la tracolla, non la vedevo bene, quindi alla fine ho scelto questa, e questa l'ho comprata due o tre anni fa, sempre nella boutique di Amsterdam. Arriviamo poi a lei, questa è una borsa che sta andando molto di moda negli ultimi anni, l'ho comprata a Parigi quando sono stata per un evento Givenchy, ho fatto un salto alla boutique Louis Vuitton, era introvabile, ma mi hanno detto forse nell'altra boutique, perché tipo a Parigi ce ne sono, non lo so, tipo 4, e mi hanno detto forse nell'altra boutique la trovi, perché hanno controllato il computer, dovrebbe esserci, quindi mi sono catapultata, fiondata dall'altra parte, nell'altra boutique, e lì l'ho trovata e l'ho presa subito. Questa è una borsa che uso molto, è molto pratica, molto comoda e molto leggera, nonostante sia appunto Louis Vuitton. Rispetto alla Speedy è molto leggera, forse hanno cambiato qualcosina, forse non essendoci il lucchetto che pesa molto, non lo so, non mi ricordo sinceramente il modello di questa borsa purtroppo, quindi non ve lo so dire, ma sicuramente voi lo sapete, c'è qualcuno che lo sa, io sono sicura, scrivetelo nei commenti se lo sapete, così aiutate gli altri se sono interessati, perché io proprio non mi ricordo il modello. Ma c'è la chiusura a pressing, non lo so come si chiama, e poi all'interno ci sono una, due,
tre tasche e più ce n'è un'altra dietro con la cerniera. Questa va portata ovviamente a tracolla, la tracolla è inclusa quando la compri e ovviamente si può portare anche così a mano, ok? E mi ricorda forse un po' più una 24 ore se la porto così a mano, ma non l'ho mai portata a mano, a dire la verità, sempre solo a tracolla. È comoda e capiente, mi piace un sacco, solo che per quanto ne so è difficile da trovare, ma forse adesso è un po' più reperibile perché andava super di moda 2 anni fa, forse adesso si trova e l'ho vista anche con altre colorazioni e quindi dateci un'occhiata. Tra tutti i modelli che ho, sicuramente questo è quello che vi consiglio di più. E poi ragazzi, ultimo ma non per importanza, anche perché è pesantissimo, c'è il mio trolley Louis Vuitton. Allora, a lato come potete vedere c'è il lucchetto che io non ho mai usato perché non so cambiare la combinazione, ma tanto non lo imbarco mai, questo è sempre solo il mio bagaglio a mano. Infatti ho preso la versione, non è la più grande perché quella non si poteva usare come bagaglio a mano per via delle dimensioni, ma ho preso praticamente la misura che si può indossare come, cioè che si può portare come bagaglio a mano sull'aereo, intendo, e il massimo che potevo, cioè la più grande possibile che si possa portare in aereo. E il manico e i dettagli in pelle chiara sono super delicati, infatti viaggiando si sono già rovinati parecchio, ma lo adoro ragazzi, è rigido. E dietro è appunto in questo rose gold bellissimo, è super comodo, le rotelle ruotano ovunque, posso spingerlo soltanto con un dito, lo adoro. E quando appunto volo in aereo e devo portare cosine di valore eccetera che non voglio imbarcare ma le voglio sempre con me, adesso tutte le cose di valore le tengo sempre nel mio bagaglio a mano e quindi sono sempre tutte qua. E poi non vi ho fatto vedere, qua sopra c'è invece il dettaglio, non so come si chiamano questi cosini, ma praticamente ti metti il, scrivi il tuo nome, cognome, il tuo indirizzo, nel caso andasse persa ovviamente sanno dove rimandarla, ma ripeto, io non la imbarco mai e la adoro. Sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa, perché tipo sia nel video Chanel che nel video, che nel video Dior mi ero dimenticata diverse cose, e poi nei commenti avete scritto no Nicole ma hai anche gli occhiali, no Nicole ma il portafoglio, quindi probabilmente mi sono dimenticata qualche altra cosina di questo brand che ho. Ma questo per oggi è tutto, mia family, spero vi sia piaciuto questo video, scrivetemi nei commenti tutto perché li leggo sempre tutti, cerco sempre di mettere più cuoricini possibile così vi vedete e ve ne accorgete che li leggo tutti, spero che si capisca che sono attiva e che vi leggo, che sono lì, che non faccio video e poi non vi calcolo nemmeno, questo per me è importante. E niente, bacio grandissimo mia family, ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!